C'era tutto il paese, sabato pomeriggio 28 ottobre, per tenere a battesimo il nuovo libro Crespi d'Adda, Villaggi ideali del lavoro, di Don Luigi Cortesi, parroco della comunità di Crespi. Un libro che è la storia del villaggio quando lo sviluppo era ancora bambino. Una giornata splendida, un pomeriggio di sabato meraviglioso davanti al castello di Crespi. Abbiamo qui con noi il sindaco. Oggi è una giornata particolare per Crespi d'Adda, se non erro, signor sindaco. Sì, effettivamente, perché stiamo presentando appunto il libro Crespi, posti di là del lavoro e luoghi di là del lavoro, e riteniamo che anche questa pubblicazione riesca a risvegliare, diciamo, in quella commissione che sta decidendo per l'immissione o meno di Crespi nella lista dei luoghi, diciamo, dei siti sotto la protezione dell'UNESCO, che sia un'altra dimostrazione che faccia capire che Crespi, insomma, merita di essere inserita in quell'elenco. E questo volume che ha scritto Don Cortesi è un aiuto che potrà dare a questo, perché questo si realizzi? Sì, innanzitutto dico è un volume che, diciamo, molto importante, perché è stato fatto in un momento che dove esistono ancora, diciamo, c'è la memoria, diciamo, delle persone, ancora qualcuno che è ancora vivente, che ha visto e ha passato quei tempi, di modo che è una, sono delle documentazioni, diciamo, visive di gente che l'ha vissuto, no? Ed è un libro che parla inizialmente fa la storia un po' della nascita della grande industria cotoniera lombarda verso la metà dell'Ottocento, e poi su questa storia dell'industria si innesta la storia della nascita di Crespi, del cotoniere che è venuto da Busto Arsizio, ha costruito questo grosso stabilimento con a fianco, che è un monumento di archeologia industriale, a fianco poi ha costruito il villaggio, che è un caso più unico che raro, direi unico al mondo, diciamo. Per cui onore a Crespi. È rimasto ancora intatto, diciamo, ed è un villaggio che tutti dovremmo adoperarci per fare in modo che rimanga tale. Bene, sindaco, noi la ringraziamo e spero che questa cosa faccia onore anche al suo paese. Auguri e buon lavoro. Grazie. Al tavolo dei relatori, nella sala centrale del castello di Crespi, accanto a Don Luigi Cortesi, c'erano il sindaco Mario Mariani, che porterà il saluto della cittadinanza, l'assessore della cultura Mario Della Vite, il giornalista Amanzio Possenti e Cristoforo Crespi, nipote del fondatore del villaggio. Un saluto particolare lo invio anche ai componenti della famiglia Crespi che sono qui presenti, che ha permesso di raccogliere in un libro tutte quelle notizie mentre sono ancora viventi alcuni testimoni diretti di parte di Crespi. Terminato il saluto di benvenuto da parte del sindaco, prende la parola Edo Bricchetti, docente di architettura industriale. Perché io penso che il libro di Don Luigi Cortesi sia un compendio di notizie e di immagini che già parlano per conto proprio. Quindi vi invito a leggerlo, così conoscete il discorso su Crespi. Un approfondimento critico sull'opera di Don Cortesi è stato fatto dall'intervento del giornalista Amanzio Possenti. Ma Crespi d'Adda è un caso unico, abbiamo sentito ora affermare con scientifica sicurezza dal professor Bricchetti. È un caso unico, dunque è un caso singolare. E allora invece la storia cosiddetta minore, le piccole storie domestiche di casa nostra, ci sembrano, non dico che lo siano, ci sembrano più vicine, proprio per la loro semplicità, la loro... Don Luigi Cortesi ha preso la parola. Per me parlerà il libro, ha detto. Poi ha ringraziato per l'accoglienza tributata al suo lavoro e coloro che lo hanno aiutato nel compierlo. Perché innanzitutto sono presenti delle persone che sono vissute in questo castello, questa casa, in questa villa. Come sapete, la famiglia Crespi, potrete vedere del libro, se non lo sapete, la famiglia Crespi è uscita da Crespi proprio in questo tempo, alla fine di ottobre, di 65 anni fa, proprio di questi giorni. Il papà ha fatto un banchetto qui, mi pare c'era presente la cognata, qualcuno ha detto Giulia, domani che stile più nostro. E sono andati,
quindi 65 anni fa siete tornati, sono delle fotografie sul libro che rappresentano alcune di queste persone che vivevano qui, che loro erano signorine, altre erano bambinette, ecco, e quindi io le voglio anche additare, sono le due gemelline. Ci sono con loro le nipotine, che loro nate nel 1912, se non vado errato, però avevano dei figli molto maggiori di loro e quindi avevano dei nipotini che quasi quasi, insomma, avevano 7-8 anni meno, ecco, c'era Flavia, c'era Maria Grazia e compaiono qui, quindi, ecco, Flavia Sparilla era qua, là, ecco. Flavia Presti, appunto di Silvio Crespi, Maria Grazia che era figlia di Nino Crespi, che era il direttore commerciale dello stabilimento che attualmente risiedeva a Milano, cioè probabilmente è stata concepita qui lei, sì, ecco perché la famiglia viveva proprio qua nel castello, ma la mamma a un certo punto quando arrivava l'autunno entravano le cimici, sappia tutta campagna attorno, e vabbè, possiamo anche dirlo. Un 3 mesi fa e mi ha detto, ma io quando ero lì sentivo una cascata, ma ci sono delle cascate a Crespi? Io ho in mente questo, è andata via, aveva 5 anni, no? Pedro 25, andata via, aveva 5 anni, diceva la mia stanza di sera, sentivo questa cascata, ma non ci sono le montagne di quelle cascate, no? Ma sarà l'incile dell'Adda dove viene giù l'acqua, se è possibile, perché era proprio una cascata, l'ho ancora nell'orecchio dopo 65 anni. Siamo andati a vedere la villa, appena entrati nel cortile, l'Adda non si vedeva, dice, ah, ecco questo, e questo è il rumore che sentivo da bambina, pensate, dopo 65 anni avevo ancora le orecchie il rumore dell'Adda e il rumore di Crespi. Allora, questo perché ho voluto citare, consentitemi, perché questo libro io lo scrivo immedesimandomi nei personaggi. Il Palazzo Crespi di via Borgo Nuovo a Milano, dove c'era la sede commerciale, direttiva, eccetera, eccetera, di tutta l'azienda, è stato bombardato nell'agosto del 1943 e io lo ricordo quel bombardamento perché ho visto gli spezzoni incendiari che cadevano nell'agosto, nel mio paese si vedeva benissimo, lo ricordo bene. Beh, quel bombardamento ha distrutto tutto il palazzo e si è salvata una piccola agendina che mi ha dato gentilmente da vedere il dottor Pino Crespi, era una personale di Cristoforo Crespi, dove metteva tutti i suoi appunti con una calligrafia molte volte precisa, per esempio l'elenco dei quadri, i prezzi, la data di acquisto, il titolo, eccetera, eccetera. Altre volte molto più affrettato, andavano magari, non so, comprando tot bottiglie di vino per dire, però insieme ci sono tutti i valori delle azioni, chi possedeva le azioni del Benadir, chi possedeva le azioni del Corriere della Sera, eccetera, eccetera. Un ringraziamento a chi ha realizzato il volume, a coloro che mi hanno dato l'assistenza, ha parlato di grafica molto ben fatta, beh, il grafico è Maurilio Gritti, che è qui presente e che ha fatto questo lavoro. Chi ha realizzato il volume, interviene con brio Cristoforo Crespi, nipote di Benigno, classe 1911. Io non posso dare una grande illustrazione, perché io sono nato quando mio nonno aveva già quasi 80 anni, cioè Cristoforo ha voluto chiamarmi Cristoforo come lui, ma è successo un piccolo incidente. Io nacqui nel maggio dell'11 e verso giugno fui battezzato. Naturalmente Cristoforo Crespi ha detto, questo è un Cristoforo Crespi. Allora ha detto, beh, chiamiamolo diminutivo di Fede, Ferruccio. Da quel giorno io sono stato Ferruccio. Nessuno ha mai pensato che mi chiamassi Cristoforo. Ma il nonno Cristoforo ci teneva talmente tanto che io mi chiamassi Cristoforo, che mi voleva sempre uscire a lui. Ecco perché io ricordo dagli anni 17 in avanti, fino al 20, lui vuole il 2 gennaio, proprio il 2 gennaio del 20, quindi per 3 anni ero il beniamino del Cristoforo Crespi e con me sorgevano quasi all'unisono le mie carissime Crespine, la Cucina e la Carina. Diversamente da
appena avuto termine la presentazione del volume su Crespi da parte di Don Gino Cortesi e vogliamo chiedere una domanda all'assessore: come mai si è arrivati al 95 perché Crespi avesse una documentazione attraverso un volume così dettagliato? Beh, non è del tutto esatto, nel senso che ci sono già diverse pubblicazioni riguardanti Crespi. Diciamo che sicuramente il fatto che ci sia arrivati un'opera così importante in questa fase è indubbiamente legato all'evento che è stato più volte citato nella presentazione, cioè il convegno internazionale dello scorso anno per l'inserimento del villaggio nel patrimonio protetto dall'UNESCO. E quindi anche in riferimento a questo importante appuntamento del 4 di dicembre l'amministrazione ha ritenuto opportuno spingere per la realizzazione di questa opera che abbiamo presentato oggi. Secondo lei questo Crespi è proprio stato un imprenditore illuminato? Beh, direi indubbiamente di sì, anche perché tutto quello che è stato citato nel libro lo manifesta in modo abbastanza chiaro, abbastanza evidente. Ovviamente, come diceva il professor Brichetti, è abbastanza difficile interpretare con la logica moderna quello che è successo più di 100 anni fa, ma io ritengo che alla luce dei fatti si possa dire sicuramente che si tratta di un imprenditore illuminato. Grazie assessore, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Con noi abbiamo uno dei relatori, il professor Brichetti, che è docente, lei mi corregge se sbaglio, universitario di architettura imprenditoriale. Ecco, lei ha fatto una relazione, ha esposto un po' qui questo villaggio del Crespi. Due o tre considerazioni, poi lei mi risponderà. Secondo lei il Crespi o la famiglia Crespi è stato o no un imprenditore illuminato? E questo villaggio è o no un villaggio ideale per il lavoro? A suo tempo è o no diventato un giardino questo villaggio? Allora, io rispondo come ho risposto questa mattina a chi me lo chiedeva. Dobbiamo naturalmente considerare l'epoca, naturalmente, no? Per cui a un certo momento oggi non possiamo esprimere dei giudizi su quello che è stato questo esperimento, perché all'epoca questo esperimento è stato reso possibile perché c'erano delle situazioni congiunturali ben precise. Noi dobbiamo essere distaccati dal punto di vista così storico, perché i giudizi di valore secondo me non rendono molto bene quello che è poi veramente quello che è stato l'esperimento. Certamente Silvio Benigno Crespi è considerato un imprenditore illuminato proprio perché ha portato, in assenza dello Stato, ha portato delle migliorie così in un settore quindi quello industriale naturalmente molto carente all'epoca. Per cui sicuramente se lui ha occupato questo spazio con il lume di questo suo intervento che si ispirava anche alla filosofia inglese molto pragmatica è perché lo Stato era carente. Sicuramente quindi ha fatto delle cose che non solo hanno fatto epoca ma hanno anche aperto la strada a diversi altri esperimenti. Naturalmente poi i giudizi di valore differiscono a seconda delle parti da come le si considerano. Ecco, lei nella sua relazione ha detto due o tre cosette che mi sono rimaste impresse. La prima, che deve essere questo un monumento che deve vivere. Poi il nostro deve essere un modo di volare alto, e poi sperimentando un po' l'utopia con delle regole. Mi dica soltanto una regola che potrebbe essere attuata per fare in modo che questo monumento deve vivere. E prima di tutto non fermarsi ai localismi, no? Questo non deve essere il paese di Don Camillo e Peppone. A parte che io sono nato a Brescia, quindi lo conosco bene, però anche la loro diatriba, il loro scontro era anche molto propositivo. E quindi al di là di questo, per ridare un po' di peso alle cose che si dicono, l'utopia serve veramente per far capire ai crespesi che hanno e vivono in un villaggio che non appartiene solo a loro, appartiene un po' a tutti noi e alla nostra storia. Questo non vuol dire che si toglie ai crespesi il diritto di viverlo come vogliono, ma si tratta semplicemente di conciliare con loro un modus vivendi che tenga conto dell'una cosa e dell'altra, ben sapendo che se si lavora bene, questo lavoro porta dei risultati utili per loro e per tutti quelli che vengono in visita. Io posso semplicemente dire questo, che quando si vedono veramente centinaia di persone così che confusamente girovagano fra il villaggio, io devo dire che una disciplina in questo senso non può far che piacere. Ecco, l'utopia serve proprio a questo, perché senza entusiasmo iniziale
non affronteremmo nulla, e tanto più un discorso sull'archeologia industriale o su un monumento che in fin dei conti è un villaggio, perché molti potrebbero obiettare: ma non è un'opera d'arte, non è un palazzo, non è una villa, è un villaggio operaio. Tenete presente, ci sono anche le obiezioni da fare, ci sono i massimi architetti dell'epoca qui dentro, a parte questo già risponderebbe a loro, però è pur sempre un villaggio operaio. Inserirlo in una lista dell'UNESCO, lei mi capisce, vuol dire aprire la strada a una serie di considerazioni notevoli. Al termine di questo incontro per la presentazione del libro su I Crespi, abbiamo l'onore e un piacere avere con noi la figlia di Silvio e il figlio di Silvio. La figlia che si chiama? Lucia. E lei? Guido. Lucia e Guido, per cui tante cose possono ricordare e possono anche raccontarci. Innanzitutto, signora, oggi pomeriggio, quando ha sentito parlare di suo papà, quando suo papà l'ha visto su questo libro che dice tante cose vere, tante cose che piacciono, cosa sentiva dentro di lei? Una gran commozione, questo certo, ma anche entrando in questo castello ho provato proprio una gran commozione, perché io sono, l'ho lasciato che avevo 18 anni e non l'ho più visto. Quindi... Per cui ritornando oggi è stato un rinnovellarsi di ricordi. Proprio così, è stato proprio così. E poi una cosa molto piacevole e lusinghiera anche è stata, quindi ringrazio molto tutti. Questo Don Gino Cortesi, che è parroco da 5 anni qui in questa comunità di Crespi d'Adda, è vero che è un signore? Molto anche, proprio un gran signore. Ha dei modi, dei tratti, in tutto veramente. Le dobbiamo essere molto riconoscenti, perché ci ha riportato in auge. Noi non ci teniamo a questo assolutamente, però sono ricordi sempre piacevoli, che commuovono anche. Intanto ringrazio, signora. Lei... figlio anche lei del signor Silvio, che cosa ne ha ricordato oggi, ritornando qui dopo tanto tempo? Mio padre soprattutto, e una certa commozione anch'io, perché io sono stato vicino a mio padre fino più o meno ai 20 anni, no? Perciò ho potuto conoscerlo bene, conosciuto nei momenti belli, conosciuto nei momenti duri, nei momenti difficili, e conosco, insomma, i valori che aveva e ha saputo dimostrare durante la sua vita. Comunque è stata una bella cosa oggi questo libro, la presentazione. Sì, trovo che il libro di Don Luigi Cortesi riempie un vuoto, perché effettivamente la bibliografia su Crespi d'Adda è molto vasta. Via la biblioteca di Capriate, ho avuto modo di vederla, è molto vasta, però si tratta soprattutto di articoli su giornali oppure di studi scientifici, mentre l'opera divulgativa è abbastanza... mancano parecchie cose. Allora ci sono soprattutto quegli opuscoli che si vendono qui, che sono necessariamente incompleti, e poi dei libri che sono di parte, no? Comunque questo libro ha fatto pace su tutto. Su tutto, sì, e poi è fatto bene, completo. E bisogna ringraziare Don Luigi. Va bene, noi non mancheremo di ringraziarlo. Intanto che avevamo sentito il signor Silvio, abbiamo visto che è arrivata anche la seconda sorella, la gemella, signora Carla. E la signora Carla, signora, è un servizio, e facciamo un ricordo per il papà, per il suo papà. Lei cosa ha sentito oggi pomeriggio? Che cosa ha ascoltato e che cosa ha provato? Una grande commozione, proprio. È stato molto bello, mi è piaciuto molto e mi pare impossibile di essere ancora qua, dopo tanti anni, che io ho lasciato qui che avevo 18 anni e adesso ne ho qualcheduno di più. Però insomma, ecco, è già una bella cosa essere qui circondata da parenti, conoscenti, qualcuno che si ricorda e qualcuno che riconosce. Allora questo Don Gino Cortesi bisogna essergli grati, insomma. Molto, moltissimo, noi siamo molto grati a Don Gino Cortesi, perché ricorda Crespi e la nostra famiglia come se avesse sempre vissuto con noi, invece... Non è tanti anni che è qui a Crespi, Don Gino. Che cosa ricorda ancora di quei tempi passati, un po' lontani? Che presente ha? Cos'è che qualche volta gli ritorna con facilità alla memoria?
il grande giocare che ho fatto qui in giardino, un certo asinello che ci portava a spasso, è stato un periodo bellissimo, fino ai 18 anni si può immaginare, e poi un grande affetto per tutti gli operai. Ecco, a proposito degli operai, eravamo veramente, noi volevamo molto bene a loro e loro a noi. Mi diceva sua sorella che il vostro papà qualche volta vi costringeva a vivere insieme agli operai, ad essere in mezzo agli operai. Certo, ma con piacere, poi andavamo a scuola, poi quando c'erano a assistere agli spettacoli, poi quando c'era Santa Teresa, che mia mamma non c'era più, però la festeggiavano sempre anche se ci fosse. A proposito di Santa Teresa, mi diceva sua sorella, tra una così, tra una considerazione e l'altra, che voi distribuivate dei dolci ai ragazzi, sì, e che voi, sì, voi desideravate averli, ma voi no, gli altri sì. No, no, perché bisognava lasciarli per i figli degli operai e noi niente. E queste cose chi le sapeva? Voi soltanto? Noi, la nostra signorina che ci accompagnava sempre, i nostri fratelli, nostra sorella maggiore. Per cui, no, voi no. Per cui varrebbe da pensare che chi a un certo punto ha una certa agiatezza potrebbe avere tutto, e tante volte non è così. Tante, deve rinunciare per darlo agli altri, certo. È sempre il bene che non si vede. Sì, è vero. Signora, grazie tante. Ecco, siamo al termine di un pomeriggio meraviglioso a Crespidada, e abbiamo sentito un po' tante considerazioni. Sentiamo un po' alcune considerazioni dell'autore del libro su Crespi, il professor Don Luigi Cortesi, che attualmente è anche parroco qui alla frazione di Crespi. Don Gino, lei ha messo sul cantiere un libro di più di 300 pagine. Io ci ho contato le foto, quasi 400 foto, di cui 75 colori. Ma il pregio è che ci sono delle foto che non si sono mai viste nessun'altra parte. Quanta fatica ha fatto ad aprire tutto un repertorio fotografico così, direi quasi immane? Mi domandi se ho fatto tanta fatica. Certo che ho fatto fatica, ma quello non è il problema, insomma. Questi tipi di lavoro si sa che esigono impegno, fatica e direi anche fortuna, perché ho avuto una fortuna incredibile. Cioè ho trovato delle foto che altri avevano abbandonato, buttato via nella spazzatura. Io ho trovato addirittura la fotografia della fondazione del villaggio, 1878, sul libro. Per cui è una cosa un po' straordinaria. Leggo il testo per non sbagliarmi, perché questo l'ha citato lei nel suo libro. I Crespi, non per il solo piacere cioè estetico, hanno creato questo villaggio, no? E non solo case accoglienti con orti per i dipendenti, ma sono stati anche persone che hanno voluto introdurre in questo villaggio un'attrezzatura per le scuole, la chiesa, lavatoi, bagni pubblici, teatro, condotta medica, pompieri. Mi hanno detto anche perfino il telefono e non so quant'altro, ma direi che è una cosa eccezionale per quei tempi. Beh, sicuramente assolutamente eccezionale. Teniamo presente questo. Primo, la necessità di dotare questo lembo di terra sperduto di questi servizi che non poteva avere dal comune di Capriate, perché non era comune di Capriate, era comune di Canonica. Ora Canonica è separata dal Brembo e dall'Adda e la gente qui non poteva andare a scuola là. I morti potevano seppellirli là facendo 12 chilometri a piedi col morto sulle spalle, ma andare a scuola, condotta medica, eccetera, non poteva essere fatto. Allora vi fu all'inizio una convenzione fra il comune di Canonica e Cristoforo Crespi di fare le scuole qui e altri servizi di primaria importanza, come la condotta medica, il tabaccaio, perché pure il chinino, eccetera.